noi facciamo musica fondamentalmente per passione, cioè siamo disposti a, magari, se dovesse succedere. A legarci a delle etichette solo se ci lasciano fare quello che vogliamo. Non vogliamo che ci impongano loro delle regole in base al mercato. Anche perché portiamo avanti attività parallele, attività lavorative parallele. Lui è un impiegato, io lavoro in una comunità psichiatrica, mentre Gabriele è un'impresa di polizia, quindi svolgiamo delle attività comunque principali oltre alla musica, quindi ancora di più comunque ci fa motivare la musica veramente come una passione. Fondamentalmente noi abbiamo sempre cercato di trovare un punto di incontro tra sonorità vintage e sonorità un po' più moderne, anche perché veniamo da influenze diverse. Quindi se poi il risultato porta delle sonorità West Coast, poi non lo so. Quindi questo fondamentalmente è quello che ci ha portato a scegliere determinate sonorità. La scelta dei testi in inglese comunque corrisponde fondamentalmente alla motivazione per la quale comunque abbiamo scelto anche il nome del gruppo, ovvero Camden, che proviene appunto da Camden Town, che è il quartiere di Londra dal quale negli anni 60 prese avvio la rivoluzione musicale di quei tempi, a partire dai Beatles, che poi si è protratta fino comunque ai nostri anni con gli Oasis, i Verve, i Blur, eccetera. E quindi è, diciamo, più una scelta motivata dal fatto di voler rimanere comunque fedeli al tipo di musica che abbiamo scelto per il tributo, fondamentalmente. Sappiamo che avete aperto il concerto delle luci della centrale elettrica, il progetto di Vasco Brondi. E cosa avete provato? Qual è stata l'emozione? Beh, già è stata una bella sorpresa quando siamo stati selezionati, perché noi ci siamo iscritti sul sito delle officine tipo una settimana prima, 15 giorni, ma ci siamo iscritti così. Poi siamo stati selezionati e ci siamo sorpresi effettivamente. Però in realtà quel concerto è stata la vera svolta che ci ha portato a produrre pezzi inediti, perché noi all'epoca avevamo solo quattro pezzi nostri, noi siamo stati selezionati perché quei quattro pezzi siamo andati e li abbiamo eseguiti dopo aver visto la risposta del pubblico, innanzitutto, che proprio ci hanno chiesto anche il bis e hanno fatto lunghi applausi. Dopo aver visto che appena scesi dal palco molta gente che lavora nel settore della musica, molta gente ci ha fatto i complimenti, ciò ci ha prodotto anche un invito a suonare al Lab Creation di Mesagne per Ciccio Riccio. Insomma, dopo aver visto tutte queste cose, allora ci siamo chiesti, cioè, se possiamo far bene con le nostre cose, se le cose che facciamo noi vengono apprezzate, perché dobbiamo perdere tempo per fare cover, a riarrangiare le cover. E lì è stata la svolta che ci ha portato quindi a produrre, a fare solo pezzi nostri. Allora, Liberty viene dopo quasi un anno comunque di lavoro edito sulle cover propriamente. È nato da uno spunto fondamentalmente degli studi che ho fatto, studi di filosofia. E preparavo un esame di filosofia morale e avevo in programma un'opera filosofica di John Stuart Mill, che è un filosofo economista inglese del 1800. L'opera, appunto l'opera omonima, titolata On Liberty, è datata 1859. È un testo di estrema attualità comunque rispetto al tempo in cui è stato scritto. E partendo così, insomma, riuscendo ad estrapolare comunque un giro fondamentalmente blues, ci ho messo sopra
degli aforismi provenienti proprio dall'edizione col testo integrale in inglese che avevo insomma il programma d'esame. E così che comunque il testo cita proprio gli aforismi provenienti comunque dall'opera. Qual è il vostro sogno nella cassa armonica? Il discorso comunque nel suo insieme io credo che possa essere comunque ridotto ad una famosissima citazione di Newton, di Isaac Newton, che recita: "If I can see farther than anyone else, it's only because I'm standing on the shoulders of giants." Bisogna stare sempre sulle spalle dei giganti per poter prendere spunto per fare qualsiasi cosa, mai dimenticando le radici. Che si parli di un discorso musicale, che si parli di un discorso di qualsiasi altro genere. E noi siamo partiti dalle cover inglesi perché quello lo stile che ci ha fatti crescere, insomma, cresciuto di appane e brit rock, per poi comunque parlare con la nostra voce, parlare con il nostro linguaggio. Speriamo di poter continuare a farlo sicuramente, puntiamo molto comunque sulla realizzazione di questo album che abbiamo in cantiere e vedremo. Gente è il suo costume, è il modo in cui vive, e non è altro se non ciò che l'esperienza precedente le ha insegnato. Noi siamo quello. Il prodotto, il risultato della nostra musica è il prodotto di ciò da cui abbiamo attinto. Semplicemente tornata e girata, suona in questo modo. Questo è un problema un po' per chi deve seguirla, perché chiaramente poi deve ragionare al contrario, però poi è questione d'abitudine, quando una persona si abitua poi comunque va tranquilla, più o meno. Non sono nella prima né l'ultima, cioè se dobbiamo partire dagli esordi, il primo sicuramente è stato Albert King, che ha proposto comunque questo modo rivoluzionario. Lui suonava con una Gibson Flying V, che peraltro comunque era adattabilissima, perché avendo comunque la simmetria pressoché uguale sia da una parte che dall'altra, si adattava perfettamente. E poi uno degli ultimi chitarristi che ho avuto modo di vedere in video è stato uno degli ultimi tour di The Wall di Roger Waters. Aveva un chitarrista mancino che suonava una Stratocaster con le corde all'inverso, insomma, peraltro molto, molto bravo e virtuoso.
realtà purtroppo sono, come molte cover band, molti tributi soprattutto, e sono molto ancora ancorati a questa cosa della cover. Noi sì, siamo partiti come cover band, però comunque già dopo qualche mese ci siamo orientati verso gli inediti. Ma il fatto di partire dalle cover band comunque ci ha permesso di mettere del nostro, perché quando siamo partiti il nostro era un progetto prettamente acustico, e quindi ci ha consentito di mettere del nostro nel riarrangiare i pezzi in chiave completamente acustica, anche perché suonando con tre soli strumenti, quindi per forza abbiamo dovuto inventarci proprio gli arrangiamenti. Quindi poi chiaramente ci siamo sempre più affiatati, abbiamo poi deciso, abbiamo iniziato a comporre pezzi, i nostri pezzi insomma. E per questo per quanto riguarda noi. Invece per quanto riguarda il panorama in genere, purtroppo ancora almeno nelle nostre zone rivalgono cover band, tributi, sono progetti che fanno ancora da padrone nei locali. E è un peccato, perché io ritengo che c'è in Puglia in genere c'è un certo fervore dal punto di vista musicale, culturale, però non c'è un'adeguata risposta da parte del pubblico, che preferisce andare a sentire pezzi delle Zeppelin o di Pink Floyd che si è seguiti da altri, anziché andare ad ascoltare musica nuova, musica emergente proveniente da ragazzi che comunque cercano di esprimere cose loro stabilità, diciamo, attraverso la musica, insomma. Purtroppo no, allora al live no, sono sempre gli stessi strumenti, anche se siamo passati da un acustico ad un semiacustico, anche con degli effetti, distorsioni, queste cose qua. In studio invece abbiamo aggiunto delle tastiere, almeno per quanto riguarda il singolo Liberty, l'unico che comunque ancora sta girando, perché gli altri sono ancora in fase di elaborazione per quanto riguarda le registrazioni. Quindi dicevo, per quanto riguarda Liberty ci sono delle sole incisioni delle chitarre, ci sono quattro chitarre, sono Liberty più una tastiera più vari effetti sulle chitarre, quindi comunque l'arrangiamento è andato sempre più arricchendosi. In studio è molto ricco rispetto al live. Il live invece è più scarno l'arrangiamento, però molto più grezzo per quanto riguarda le sonorità. Per adesso siamo in tre, poi più in là vedremo se ci sarà l'esigenza di aggiungere un altro elemento, lo faremo, perché poi dipende anche dalle registrazioni che andranno, da quello che ci viene in fase di registrazione, insomma. Dalla redazione di ciclostyle.it vi facciamo un in bocca al lupo, non vediamo l'ora che esca il primo album.